percorso. Oh, bentornati amici a una nuova puntata qui su B2 Scare Gaming, sempre con Metro Last Light. Prima di iniziare volevo ringraziare tutti quelli che ci seguono, quelli che si sono iscritti e soprattutto quelli che ci sostengono, lasciano messaggi, like e insomma ci danno anche qualche feedback per poterci migliorare. Come al solito sto giocando questo gioco da solo, ricordatevi che il canale è stato ideato diciamo da me e Joe. Solitamente siamo noi due a fare i video, quindi vi inviterei ad andare a vedervi gli altri video con me e Joe per scoprire un po' di più il nostro canale. Tenete presente che in questo periodo, come spesso accade, non riusciamo per i vari impegni a trovarci e quindi quello che succede è che io cerco di andare avanti con ulteriori giochi, di fare gameplay in singolo. Dovremmo avere anche una serie di ospiti, prima o poi, si spera presto. Va bene, continuiamo. Allora, siamo fuggiti dai nazisti. Ho salvato il crucco. Che schifo questo qua, tra l'altro gli manca l'occhio. Tu puoi essere da bene, abbiamo poco tempo. Da qui andiamo al teatro e poi tu te ne vai a Polis. Io me ne torno a casa alla linea rossa, ok? Non mi piace che abbiano smesso di inseguirci e chiuso il cancello alle nostre spalle. Questa è la bandiera dei nazisti. Merda! Ma che è? Qui, Quinto. Spegni le luci nella galleria. Ora sì che sono morti. Ricevuto. Olè. Io muoio. Come sarebbe a dire? Vabbè, io vorrei cambiare questa pistola, come vi ricordo, solo un colpo. Ma servono a qualcosa questi funghi? Questi funghi fluorescenti o stanno semplicemente... Briad, ecco perché gli imperialisti hanno... Ok, Spartano, impara questa lezione. Qui i proiettili non servono, ma visto che hanno paura della luce, diamogliela, ok? Accendi la torcia e non azzardarti a spegnerla. Una frana. Allora usiamo. Mi hanno fatto saltare la galleria. Magari c'era qualcosa dall'altra parte che non potevano fermare. Ci deve essere un modo per andare oltre. È qua sotto. Dai, su, apri. Artyom, vieni ad aiutarmi. Ma come faccio con la luce? Non penso di avere luce illimitata. Premi rapidamente X. Ok, andiamo avanti. Non ho capito che cazzo di bestie sono. Questi sono troppo piccoli per aver fatto tutto da soli. Dove? Niente fretta. Attento. Ma sembra libero. Andiamo. Ma che schifezze sono? Io non ho mica capito, ragazzi. Un condotto. Troppo alto. Sì, guarda, sembra proprio funzionare. Sì, generatore attivato. Così, cioè, c'è qualcuno che tiene la benzina lì. Vabbè. Messie, facciamoci un giro, che dici? Allora, andiamo?
Un ascensore che funziona, eh. Perché si è fermato? Fa 10 centimetri all'ora? Si è rotto l'interruttore. Merda. Più di ogni altra cosa. Forza, seguimi. Alza di stronzo. Artyom, la luce! Ricchilo, Pliad! Beccati questa, stronzo! Grazie, Chewbac. Uno per tutti, eh? Casino, che casino, ragazzi. Scusate, ma non c'è come inizi il gameplay, ti chiama il mondo. A me piace bruciare tutto, però. Guarda qui. Allora, quindi ho fin troppe munizioni. Ma dove cavolo è andato? Quanto è alto? Caspita. Andiamo. Ma che atleti. Ma che atleti. Aspetta, aspetta. No, io voglio quella silenziata, Dio mio. Mannaggia me che ho preso sta cacata di cosa monocolpo. Io provo a farci attraversare. Questo andrà bene. Respingere. Oh merda. Artyom, aiutami a tirarlo fuori. Ma cosa aiutami a tirarlo fuori? Ecco, diciamo, queste bestie. Premi rapidamente. Queste bestie ne farei tranquillamente a meno. E quindi cosa fa? Il salto con l'asta? No, fa davvero il salto con l'asta. Fai come me. Nel vagone. Abbiamo munizioni, usa la torcia. Risparmia munizioni, ne ho un casino, porca me. Qui che cos'è? Fango, boh. Chissà che cazzo succede. Dai, aiutami tu. Vabbè, ma c'ho la luce, non dovrebbe essere un problema. Più in fretta, presto, presto! Porca la miseria, ma non posso correre. Qui. Ma non c'ho la luce accesa? Sì. Maledetto budello. Pronti? Andiamo. Olle. Ma di che colore è l'acqua qui? Andiamo.
luce è lì! Andiamo! Che ve ne pare, eh? Che ve ne pare, stronzi! Ok, bene, spengo la luce perché vorrei risparmiare la corrente. Siamo davvero al sicuro? Perché mi sa che lui non è d'accordo. Senza luce non va bene. Fammi fare una torcia. Perfetto. Luce. Bene, andiamo. Olè. Diamo fuoco a tutto. Mamma che schifezza. Merda! Artyom, stammi vicino. Ah, sì, sì. Certo non vado a farmi un giro. Vattene! Ciao, ciao! Olè. Che te ne pare, eh? Così va bene, stronzi? Ma che schifo comunque. Ma perché il mio accendino non funziona? Sta mafia. Aspetta. Allora, qual era questa qui, monocolpo? Ok, quindi adesso dove avere? Il fucile a pompa monocolpo e questa che è... Oh, la mia pistola preferita. Non ho capito un cazzo di quello che mi ha detto perché ero troppo ipnotizzato. Sono Atos, li falcerò col mio acciaio. Senti, io direi che vado di mitraglietta, che cosa? Allora, cominciamo a darci un... E quindi sono a posto. Ok. Allora questo... Ma che cazzo... Ok. Minchia, se sono una roba. Almeno un po' di luce. Un po' di munizioni. Vediamo anche qui che cos'ho. Va bene, c'ho tutto. Minchia, non riesco a bruciarla tutta sta merda. Ok. Allora, vediamo un po'. Qui ci sono munizioni, ma non c'è un cazzo d'altro. Ok. Oh merda. Dai, muori, muori.
Che schifo. Allora, generatore dovrebbe essere qua. Ma che cazzo ho fatto? Ah, hai capito, con questo mi do energia. Bene, allora cioè, se ho capito bene, mi do energia con questo. Speriamo di uscire per non rifare la stessa identica strada. Guardiamoci, diamoci un'occhiata dietro perché fortunato come sono. Ah, sei stato bravo! Bella idea! Pronto? Ok, primo! Ok, bene, dove cazzo siamo adesso? Seguimi! Seguiamolo. Ok, è andata via la luce così. Siamo quasi al teatro ora. L'ingresso della metro dovrebbe essere piuttosto vicino. Ma per quanto la distanza sia breve, dovremo percorrerla in superficie. E lì ogni passo potrebbe essere l'ultimo. Come vedete, il mio controller funziona sempre di più. Ok. Chuva, ci siamo! Ma perché mi chiama Chuva? Che cazzo significa Chuva? Ah, ma qui ci sono i coni gelato, fermo! L'unico modo per raggiungere la scala mobile che porta alla stazione del teatro è attraversare la superficie. Ma non c'è niente che possa sgraffignare. È meglio non farsi sorprendere qui dall'oscurità. Tipo qui? Oh, sì! Siamo fortunati, Artyomich! Questo posto sembra abitato. Da Ranger, probabilmente. Non sono sicuro. E dove ci sono i Ranger? Merda! Pochi filtri. Dovremmo arrangiarci. No, forza, prendi quello che ti serve. Siamo tutti fratelli nella metro. Ehi, Priatel. Mi servirebbe proprio un orologio buono come il tuo. Sapere quanta aria ti rimane è fondamentale, no? A parte che un filtro non è aria, testa di cavolo. Sono cose che non si fanno fermare dai proiettili. Tipo? Hai passate delle belle, lo so. Ma preparati a passare. Allora, c'è una cosa che apprezzo rispetto alla versione inglese. Nella versione... Anche questo penso che fosse un po' la parte delle tre. L'aeroplano era diretto a Mosca quando l'intera città ha preso fuoco. Ah, l'edificio su cui si è schiantato è l'ingresso del teatro. Sta arrivando il disgelo quassù. Sembra quasi primavera, eh? Addio, amici. Forse arriveremo a vedere l'estate. Aspetta. Ci deve essere un percorso sotterraneo qui intorno. Beh, vi dicevo, una cosa che apprezzo rispetto alla versione in inglese che non gli hanno dato l'accento fastidioso sovietico, perché era una cosa insopportabile. Anche perché, cioè, o li fai parlanti inglese, ma... Cioè, non lo so, o li fai proprio parlanti russi con nomi russi credibili o robe del genere. O è inutile che cazzo fai delle persone che parlano inglese con un accento con nomi inglesi, cioè mi sembra assolutamente. Mia, è radioattiva. La sento quasi bruciare attraverso i guanti. Ma allora che cazzo stiamo qui? Non possiamo andare via? Cioè, questo qui aspettava, si bruciava sul... Non capisco dove devo andare perché non lo vedo più, però io... Vai avanti, io ti seguo. Solita faccia di culo. Qui dove, no? Qualcosa di buono lì, amico? No. Ok.
Bene, nel videogioco delle tre mi sembra che proprio entravi. Vedremo così allo scoperto. Nell'aereo. Raggiungere la stazione subito. Questo è un ATM, è un bancomat. A questo povero stronzo non serve più. Mi viene da vomitare. Fai attenzione. Dicono che queste gallerie non servono. Un buon comunista non crede nell'anima. Ma questo cos'era, un ranger? Bengala. Sì, quindi è uno della mia fazione. Che bello. Bella fine del cazzo che ha fatto. Ok. Qui c'è un po' di cose. Qual è la stanza di servizio? Sì, no, invece è proprio il video delle tre. Che se non ricordo male, qui succedeva qualcosa. Cioè, no, non voglio essere spoiler. Cazzo è? Olè! Benissimo. Allora, aspetta, che cosa ho lasciato giù però? No, io voglio assolutamente la pistola silenziata, non si sa mai che con l'approccio stealth. Tra l'altro volevo vedere se il tipo lì, ah, qui c'è una televisione, però volevo vedere se il tipo lì, no, non mi sembra che abbia il filtro, dai. Allora, aspetta, però comunque teniamoci il fucile a pompa. Vai bene, Chewbac. Sei coperto di sangue. Ma va? Hai trovato un fucile a pompa? Bene. Ci tornerà un... Sbagliato, cazzo, sì. Sbagliato. Giù, presto! Dei custodi! Io voglio un branco enorme! La tempesta vi starà agitando. Sta calmo, Artiomic. Ci vanno a pezzi. Sento puzza di guai. Tra l'altro io dovrei anche essere un ranger, cioè quindi il top del top è... Ci è mancato poco. Ah, ok, Appio, basta scherzare. Il top, il top del top. Per quanto riguarda l'esplorazione. Girano voci su questo posto. Qui succedono cose strane. Ehi, prova ad aprirlo, ti copro io. Hai incastrato? Via, proviamoci insieme. Vai. Ok. Sì, era proprio il video delle tre. Diamo un'ultima occhiata al paesaggio. Vedi di non perdere la testa dentro, hai capito? Ok, andiamo. Ah, però. Io non ci sono mai stato al mare o in aereo. Sì, è così che doveva andare. Mi sento Chewbac, le vedi anche tu queste cose? Eh sì, non ci siamo fumati un bombolotto, mi sa che... Cos'è successo? Che diavolo era? Marta! Stiamo perdendo potenza! Torna, i motori si sono spenti! Qui è il volo 76715! Cos'era quel bagliore? Chiediglielo! Merda! La torre è andata! Toglia! Precipitiamo! La velocità! Gli strumenti non vanno! È impossibile dirlo! Oh mio Dio! Merda! Merda! Che sta succedendo? Avanti! 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 Risaliamo! Precipitiamo! Che poi tra l'altro con una esplosione così sarebbero già morti.
Respira. Non riesco a respirare. Il fumo. C'è troppo. Allora, da quando siamo finiti nella metro sono tornato in superficie. Allora, lì la redditività è fin troppo alta, quella è abbastanza coraggiosa, spesso con malattie molto gravi. Bisogna stare sempre allerta in superficie, inquinamento irregolare, ci sono punti critici, bla bla bla. Pagina su... vabbè, insomma. Dai, aiutala, aiutala. Che trip. Artyom, sarei probabilmente soffocato come gli altri. Ok, come questo qui. Andiamocene da qui! Adesso! Adesso! A destra! Credo che troverete un ingresso dietro all'edificio! Merda, andiamone! Allora, aspetta! Sì, figurati, se non mi prende poi... che felicità, vai, vai. Ecco, una cosa che mi dà fastidio è sono ste bestie strane, cazzo, non mi spiegano veramente niente. Vabbè. Ah, non ho neanche... Tutto ok. Ho finito anche i pacchetti di energetici. Ma cazzo! Quindi per sparare, ragazzi, devo usare due tasti diversi, ecco perché sbagliavo. Oh. Oh merda. Andiamo da lui, andiamo da lui, andiamo da lui. Via! Sì, forse è il caso di usare... Ma poi ti dessero qualcosa, no? Sono solo dei mangiaproiettili. Cioè, sono veramente fastidiosi. Poi, odio quando ne arrivano fotoni così. Che è successo? Sei soffocato, quando inizia a soffocare indossa la maschera il più velocemente possibile. Ma perché l'ho lasciata? Ma a me non sembrava. Usa il coltello per un attacco rapido. Puoi comprare armi migliori. Cerca i punti di scambio e munizioni da scambiare in valuta. Con la valuta, scusa. Maledetti custodi. Ci siamo appena spostati dall'aereo ed eravamo quasi arrivati, eh? Ah, ok, ero soffocato. Arrivano dal secondo piano. Ecco, una cosa che non sopporto dei fucili a pompa è questo. Sono troppo lenti a ricaricare. Sono troppo... cioè, saranno anche potenti, ma... Allora... Allora, qui ho visto un filtro. Perché prima, insomma, non vedo nessun indicatore. Dobbiamo andare, subito! Seguimi, svelto, svelto! Cazzo è? Vieni qui! Dammi
Vai, vai, vai. Più in fretta, ne arrivano altri. Lì, dobbiamo trovare l'ingresso. Ho capito, vengono tutti da me. Cazzo, ce ne sono troppi, dobbiamo avvisare la stazione. Vai alle scale mobili. Sbrigati, ora. Muoviti, si stanno ancora inseguendo. E quindi? Aprite! Aprite, Bliad! Fateci entrare, bastardi! Ma... scusate ragazzi, sono abbastanza basito, non so come cazzo interpretare. Oh, ma questo? Dove cazzo è saltato fuori? Pulisciti sta cacchio di maschera, che non è possibile. Dentro, forza! Mica sono blindatissimi sti qua. Ok, bella. Niente ragazzi, io non mi resta che darvi appuntamento alla prossima. Continuate a seguirci, continuate a sostenerci e lasciate commenti e like. Ciao. Dati di nuovo una mano e torniamo alla metro da veri amici. Non c'è altro modo per sopravvivere alla desolazione della superficie. Ora però ci aspetta una stazione affollata, il teatro. È molto vicina a Polis. Se Pavel riesce a farmi superare i posti di guardia della linea rossa,